Nuovo sgombero a Torino, uno degli ultimi, al campo nomadi di Lungo Stura Lazio, che dovrebbe essere liberato del tutto entro l'anno. Fa parte di un programma avviato dal Comune di Torino. Protesta contro il SUC, l'opinione di un gruppo di cittadini che ha manifestato davanti al Comune di Torino. Nel primo semestre 2015 l'export italiano verso gli Emirati Arabi ha segnato più 14,2%. Nel settore agroalimentare più 30%. Il dato, diffuso in occasione dell'apertura del secondo Turin Islamic Economic Forum, porta l'export dell'Italia ai livelli del Giappone. So di dire una cosa di strettissima minoranza, ma ottenere più flessibilità non è una vittoria per l'Italia. Lo ha detto Mario Monti, oggi presidente del gruppo UE sulle risorse proprie, a Torino per una conferenza. Ben ritrovati con l'appuntamento con l'informazione di GRP. Nuovo sgombero a Torino, uno degli ultimi al campo nomadi di Lungo Stura Lazio, che dovrebbe essere poi liberato del tutto entro l'anno. Questo fa parte di un programma avviato dal Comune di Torino e riguarda una quarantina di famiglie che ancora soggiornavano nel campo abusivo. Sul posto hanno operato la Polizia Municipale, i Carabinieri e la Polizia di Stato. Ancora uno sgombero a Torino in un campo nomadi. Questa volta è il Lungo Stura Lazio, nel campo che dovrebbe essere liberato del tutto entro la fine dell'anno. L'operazione fa parte di un programma avviato dal Comune di Torino e questo penultimo sgombero riguardava una quarantina di famiglie che ancora soggiornavano nel campo abusivo. Sul posto hanno operato la Polizia Municipale, i Carabinieri e la Polizia di Stato in un'operazione congiunta. Le camionette sono arrivate all'alba. Prima gli abitanti delle baracche sono stati allontanati dopo aver dato loro il tempo di radunare gli oggetti personali. Poi, intorno alle 9, sono arrivate le ruspe ad abbattere una dozzina di abitazioni. La Croce Rossa ha confermato la disponibilità ad accogliere i nomadi temporaneamente, ma pare che nessuno abbia accettato. Lo sgombero dimostra quanto il tema sia di grande attualità. Soltanto pochi giorni fa era arrivata una multa da 50 euro per il consigliere comunale torinese Maurizio Marrone. L'esponente di Fratelli d'Italia è stato sanzionato dalla Polizia Municipale per aver lanciato dal balcone del municipio volantini con gli orari dei bus per la Romania, sui rom che protestavano contro lo sgombero del campo nomadi di Lungo Stura Lazio, appunto. Con la sua provocazione il consigliere ha violato il regolamento di polizia urbana. Il gesto, che ha portato anche all'interruzione per alcuni minuti del consiglio comunale, è approdato anche in conferenza dei capigruppo. Basta soldi pubblici per ospitare i rom in finti housing sociali. L'unica soluzione è il rimpatrio, ha sostenuto Marrone, mentre davanti al municipio sfilava un centinaio di nomadi rom per difendere il loro diritto alla casa. La manifestazione, cui avevano preso parte anche alcuni antagonisti, è proseguita in corteo per le vie del centro città, per concludersi in via Verdi. Quasi 800 no al SUC di Torino in via Monteverdi. E questo numero di firme raccolte da due differenti petizioni presentate in comune che sono accomunate dalla contrarietà allo spostamento temporaneo del mercato domenicale del libero scambio, così definito ufficialmente, nella zona dell'ex edificio delle poste ora abbandonato. Provocatoria la proposta di una delle due raccolte firme, contraria non solo alla sede di via Monteverdi, ma a qualunque sede in barriera di Milano e nella zona nord della città. Entrambe le petizioni concordano sul fatto che se si parla di riqualificazione e integrazione, la strada del mercato del libero scambio non è certo quella giusta. Per i firmatari della seconda petizione, via Monteverdi è un'area già segnata da forte degrado che non va sottoposta a un ulteriore degrado. Questa sistemazione è anche incompatibile, dicono, con le attività del vicino impianto sportivo e quelle commerciali della zona. Ma c'è stata anche appunto una piccola manifestazione davanti a Palazzo Civico e allora siamo andati a sentire le opinioni di questo gruppo di cittadini. Io sono il primo firmatario di una petizione degli abitanti di Via Cimarosa e siamo qua per il diritto di tribuna, quindi per discutere sul trasferimento del mercato di libero scambio nell'area di Via Monteverdi. Quindi in qualche modo rappresento nessuna istanza politica particolare o lista, bensì solo gli abitanti, i cittadini del quartiere che si oppongono e cerchiamo oggi di motivare questo insediamento che è stato in qualche modo deciso dal comune, dalla giunta. Cosa sperate di ottenere con questo presidio? Ma intanto ci è stata data garanzia sulla temporaneità e quindi noi vogliamo motivare l'inadeguatezza in qualche modo del luogo e quindi
spostarlo altrove o comunque gestire questo problema, perché un problema è in maniera che sia compatibile alla dignità e delle persone che fanno questo libero scambio e di noi abitanti della zona. Il SUC dovrebbe essere traslocato in via Monteverdi, potrebbe essere una soluzione? Non è una soluzione, è una soluzione temporanea e noi ci opponiamo a questo tipo di scelta, a questo tipo di decisione. È necessario scendere in piazza per cercare di ottenere i propri scopi? Ma sicuramente farsi sentire, più che altro esporre le proprie ragioni è un metodo, soprattutto quando le scelte in qualche modo risultano un po' imposte, come in questo caso, perché in qualche modo una giunta ha deciso senza confronto né con la circoscrizione né con gli abitanti questa cosa, allora bisogna farsi sentire. Si parla tanto di cittadinanza attiva, eccoci qua. Oggi ci sono i cittadini che si attivano rispetto a un problema del quartiere. La pagina della cronaca. In soli 3 mesi hanno messo a segno 44 furti. I carabinieri di Cuneo, dove sono iniziate le indagini, hanno eseguito 11 misure cautelari nei confronti di altrettante persone. Sono accusate di far parte di una banda specializzata in centri commerciali e ipermercati. Sequestrata re furtiva per un valore circa 100.000 euro e 40.000 euro in contanti direttamente. 3 malviventi sono finiti in carcere, 5 si trovano ai domiciliari, mentre per gli altri è scattato l'obbligo di firma. Un'altra notizia, va in Cassazione il caso dell'omicidio della prostituta nigeriana per cui lo scorso 30 giugno la Corte d'Assise d'Appello di Torino aveva condannato a 25 anni e mezzo l'ex fidanzato della donna, autore di un manoscritto in cui anticipava proprio la tragica fine della ragazza. L'avvocato che lo difende chiede ai giudici di esaminare l'ipotesi che a ucciderla siano stati invece i suoi protettori. Il delitto avvenne nel novembre del 2011. 15 piante di marijuana per un peso di circa 6 kg appese ad essiccare in un garage di Rocchetta Palafea nell'Astigiano. Le hanno scoperte i carabinieri di Nizza Monferrato, che hanno arrestato per produzione e traffico e detenzione di sostanze stupefacenti un 35enne italiano pregiudicato residente nel comune astigiano. La scorsa notte i militari hanno effettuato una perquisizione nell'abitazione dell'uomo. L'attività investigativa prosegue naturalmente per risalire ai destinatari della droga. E infine, per la terza volta in 3 anni, è stato sorpreso a coltivare piante di marijuana. Questa volta nella sua cantina a Pomaretto, in provincia di Torino, i carabinieri ne hanno trovate 159. Due anni fa in un boschetto ne coltivava 43, l'anno scorso in una stanza del suo appartamento ne curava 72. È un 51enne che era sottoposto a sorveglianza speciale. Per lui è scattato il terzo arresto in 3 anni. Voltiamo pagina e parliamo di economia. Nel primo semestre del 2015 l'export italiano verso gli Emirati Arabi ha segnato più 14,2%, nel settore agroalimentare nello specifico più 30%. Il dato, diffuso in occasione dell'apertura del secondo forum di Torino a proposito dell'economia islamica, porta l'export dell'Italia ai livelli del Giappone, pari al 50% in più rispetto alle esportazioni dell'India e del 20% rispetto al Brasile. Nel primo semestre di quest'anno l'export del Piemonte negli Emirati Arabi è aumentato del 5,5%. Il forum, che appunto si è aperto ieri e ha proseguito tutta la giornata di oggi, vede la presenza di 25 paesi del mondo islamico e alla fine non c'è stata nessuna polemica sul luogo di preghiera allestito all'interno, a differenza di quanto, ve lo ricorderete, era accaduto quest'estate a Palazzo Civico. In questo caso invece non c'è stato nessun problema, essendosi svolto all'interno di una sede universitaria. Però abbiamo intervistato anche il responsabile per capire che cosa significa l'economia islamica per l'economia piemontese. Secondo forum a Torino di economia islamica, ma in concreto a che cosa servono questi forum? Servono a portare all'attenzione della pubblica opinione torinese e piemontese l'esistenza, lo sviluppo, la crescita di un mondo che fa riferimento a dei parametri che prima di essere islamici sono stati quelli partecipati dalla società cristiana, cattolica, prima dell'avvento del modernismo, diciamo. È un mercato che si sta sviluppando moltissimo e che, oltre a dei principi molto sani, rappresenta delle opportunità di sviluppo economico, finanziario, di business, di lavoro estremamente importanti. Ma cosa vuol dire principi sani? L'intermediazione finanziaria con i principi cosiddetti islamici prevede l'investimento soltanto in beni reali, quindi non c'è l'investimento in asset cartacei, prevede la compartecipazione del rischi,
quindi il brokeraggio finanziario non interviene tramite il tasso di interesse, prevede gli investimenti con pochissimo o nullo effetto leva, prevede gli investimenti e permette gli investimenti soltanto in quelle attività che sono benefiche all'individuo e all'insieme della società. Per cui c'è tutta una lista di cose che non si possono fare, le più conosciute si sa sono quelle investimenti in tabacco, in pornografia, negli armamenti, nei giochi d'azzardo, ce ne sono altre. E che, quali sono allora le possibilità di sviluppo per l'economia italiana e magari, perché no, piemontese, se possiamo entrare così nel dettaglio? La economia europea e mondiale si sta sviluppando molto in questa direzione. Basti pensare che circa il 20% delle transazioni al mondo che hanno a che fare con il cibo seguono questi principi, e circa il 20% delle transazioni al mondo che hanno a che fare con la moda seguono questi principi. Evidentemente è chiaro che, siccome sia il mondo della moda che quello del cibo sono due aree di eccellenza italiane, è evidente che c'è un interesse, che ci deve essere un interesse per l'Italia e per l'area piemontese. Prova ne è che ieri tutta la sessione pomeridiana è stata dedicata al cibo e abbiamo avuto non soltanto la discussione dei principi teorici, ma delle testimonianze di imprenditori, alcuni piemontesi, altri di altre regioni d'Italia, che hanno sviluppato moltissimo la loro cifra d'affari applicando questi principi. Oggi stesso avremo un'altra sessione molto importante sulla moda, che seguirà più o meno la stessa struttura. Continuiamo a parlare di economia. So di dire una cosa di strettissima minoranza, ha detto Mario Monti, oggi presidente del gruppo dell'Unione Europea sulle risorse proprie, che si trovava a Torino per una conferenza. Ma ottenere più flessibilità non è una vittoria per l'Italia. Il governo vincerebbe ottenendo ciò che chiede, ma il risultato non è quello di avere soldi in più per il paese, ma di avere soldi dei nostri figli e nipoti, che il governo invece usa oggi. C'è poco da essere contenti. Questa è una dichiarazione dell'ex premier Mario Monti. Ma sentiamo com'è andata. Non apprezzo molto l'enfasi del governo italiano sulla flessibilità. È pericolosa. Lo ha detto Mario Monti a Torino in occasione di un convegno sull'economia dell'Eurozona, organizzato dal Centro Studi sul Federalismo e dall'Istituto Affari Internazionali. So di dire una cosa di strettissima minoranza, ma ottenere più flessibilità non è una vittoria per l'Italia. Il governo vincerebbe ottenendo ciò che chiede, ma il risultato non è quello di avere soldi in più per il paese, bensì di avere soldi dei nostri figli e nipoti, che il governo usa oggi. C'è poco da essere contenti. Secondo l'ex premier, ancora ricordato per la cosiddetta austerity, il ricorso alla flessibilità può dare soddisfazione nel breve periodo, ma non significa che l'Europa dia più risorse al paese che la ottiene. Significa solo autorizzare un deficit un po' maggiore, ovvero permettere di sottrarre risorse agli italiani che nasceranno per dare di più agli italiani che votano oggi. Dopo un periodo di crisi è evidente che le popolazioni nutrano sfiducia nelle capacità di chi le governa e per questo nascono populismi e antieuropeismo in affermazione nel continente. Da qualche anno in buona parte dei popoli europei c'è un sentimento di ostilità nei confronti dell'Europa, dice Monti. Penso dipenda da tante cose, anche da alcune politiche europee piuttosto dure, spesso messe in campo per rimediare ai guasti dei governi nazionali, ma anche da un sentimento generalizzato di disillusione e di sfiducia sempre maggiore. A tutto questo si aggiunge il fatto che chi governa scarica ben al di là del giustificato sull'Europa responsabilità che sono dei singoli governi nazionali. Dopo una forte crisi economica e sociale, ha spiegato, la popolazione nutre sempre più dubbi nella capacità di chi la governa, ma la curva della fiducia declinante per l'Europa si tiene sempre al di sopra di quella della fiducia per i governi nazionali. Servono in modo complementare delle misure di revisione del patto di stabilità che riservino più spazio e maggiore forza agli investimenti pubblici e privati a livello nazionale. Gli attuali vincoli, ha sottolineato Monti, fanno sì che quando i governi devono stringere, stringano sugli investimenti. Sul non contenimento della spesa corrente, infatti, pesano gli interessi degli elettori a non fare tagli. E poi la conclusione. Senza l'Unione Europea l'Europa sarebbe una pagliuzza al vento. Senza i patti di coesistenza in comune dell'Unione Europea, ha ancora detto, l'Europa potrebbe avere guerre al proprio interno. Sebbene sia vista dai cittadini come sempre meno soddisfacente, l'Unione Europea è una tutela.
La provincia di Cuneo ha chiuso al transito il colle internazionale dell'Agnello, quota 2748 metri, che è il terzo più alto in Europa dopo Iserane e lo Stelvio, lungo la provinciale 251 tra la Valle Varaita e la Francia. La chiusura è stata concordata con le autorità transalpine all'indomani della fiera un evento tradizionale frequentato dai saluzzesi della Valle Varaita. Il colle della Lombarda, in Alta Valastura, rimarrà invece ancora aperto fino alle prime nevicate. La Lombarda, che invece è alta 2350 metri, è il valico che collega l'Alta Valestura al versante francese delle Alpi Marittime, aperte regolarmente tra la provincia di Cuneo e la Francia, il Colle della Maddalena. Andiamo ad Alessandria. Alessandria infatti ha superato il dissesto, ma è necessario continuare a prestare la massima attenzione alle finanze. A dirlo è il sindaco della città in un'intervista che ha rilasciato ai nostri microfoni. È iniziato ormai l'autunno anche ad Alessandria. Qual è la situazione economica del comune? Insomma, il dissesto a che punto è? Come siamo messi? Il dissesto lo abbiamo chiuso. Siamo rientrati in una normalità che però ci impegna ancora di più a mantenere in equilibrio i conti, nel senso che abbiamo con il bilancio preventivo approvato e precedentemente anche il consuntivo ristabilito una situazione di normalità e chiuso definitivamente una procedura che era sub iudice del Ministero degli Interni. Naturalmente questo non vuol dire che si ritorni ai livelli di spesa precedente, intanto perché c'è un tema complessivo degli enti locali che, come si sa, sono sempre più legati a risorse statali che vengono tagliate di volta in volta, e quindi il dibattito aperto anche nel paese è di come riorganizzare il sistema degli enti locali a partire anche da elementi di innovazione nella gestione dei servizi, nell'inaugurazione dei partenariati pubblici privati, nel ruolo dei comuni e degli enti locali che sono rimasti dopo la riforma costituzionale rispetto a risorse che sono sempre di meno, perché siamo tutti impegnati a tagliare la spesa pubblica. Naturalmente il Comune di Alessandria ha fatto uno sforzo maggiore, ma si è assunto delle responsabilità. Noi, la mia amministrazione si è assunta la responsabilità di fermare l'emorragia di spesa che era molto superiore alle entrate, e quindi con buon senso abbiamo tagliato fortemente, abbiamo riorganizzato i servizi, abbiamo scontato anche alcuni elementi che vengono meno rispetto alle attese nel parametro diciamo dei cittadini che pensavano ad un andamento storico. È chiaro che questo, come dimostra l'esperienza di altri comuni, anche quello della capitale, ci dice che bisogna avere il coraggio di guardare in faccia i problemi, di intervenire, sapendo che questo può mettere in ballo il consenso, ma sapendo che questa responsabilità costruisce le possibilità di futuro. Oggi abbiamo ripreso la possibilità di investire 5 milioni di euro per la manutenzione della città, dicendo ai nostri cittadini che noi, diciamo, frottole non ne raccontiamo, non potremo fare tutto e non ritorneremo ai livelli di prima, ma pian piano, come si può vedere anche in città, cantieri che si stanno per chiudere, lavori che finiscono, attività che riaprono, c'è una ripresa complessiva, e questo credo anche merito di un riallineamento dei conti. Sta pensando a una ricandidatura? Lo so che glielo chiedono tutti, ma glielo devo chiedere anch'io. Beh, naturalmente noi adesso ci impegniamo, cioè il mio impegno è lavorare fino in fondo per portare a casa i risultati definitivi della chiusura di una situazione di difficoltà economico-finanziaria. Poi è certo che questo risultato, che è un risultato importante, io credo che sia la base di partenza positiva. Il centrosinistra si ricandida certamente a governare la città, e io credo di dover lavorare fino all'ultimo per questo obiettivo. Questa dunque la risposta sibillina del sindaco di Alessandria Rita Rossa, ma rimaniamo in città. L'Unità d'Italia fu realizzata grazie al contributo di persone che tra loro si davano del voi e parlavano in francese o in piemontese. Così Nerio Nesi, presidente della Fondazione Cavour, Gianfranco Pitatore, ha aperto la tavola rotonda organizzata dalla Fondazione Cassa del Risparmio di Alessandria sul tema dell'alleanza politica tra il torinese Cavour e l'alessandrino Rattazzi. L'Unità d'Italia fu realizzata grazie al contributo di persone che tra loro si davano del voi e parlavano in francese o piemontese.
Così Nerio Nesi, presidente della Fondazione Cavour e Gianfranco Pittatore, ha aperto la tavola rotonda organizzata dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria sul tema dell'alleanza politica tra il torinese Cavour e l'alessandrino Rattazzi. Fu un'alleanza felice, forse uno dei momenti più alti e più felici del nostro risorgimento, perché consentì di risanare le finanze dello Stato sardo, di preparare la ripresa delle operazioni diplomatico-militari e portò alla seconda guerra d'indipendenza vittoriosa. Quindi fu sicuramente una bella cosa del nostro risorgimento. I dissapori vennero dopo il 58, tra il 59 e il 60, certo, e quelli furono all'origine anche di una stagione non molto felice del nostro risorgimento. Un disegno di governo, quello tra Cavour e Rattazzi, che, isolando le estreme, avrebbe non solo segnato il progresso politico, sociale ed economico dello Stato, ma proiettato il regno sulla scena continentale, con la partecipazione alla guerra di Crimea. Ecco, un'alleanza, quella abbiamo già visto con il professor Malandrino, che portò a dei frutti positivi per il paese, quella tra Cavour e Rattazzi. Indubbiamente, era in sostanza un accordo che univa le due ali del risorgimento. Da un lato avevamo il mondo moderato che si ricollegava alla figura del conte di Cavour, dall'altro invece avevamo il mondo democratico che si ricollegava invece alla figura dell'alessandrino Urbano Rattazzi. Nel 1852 venne un'alleanza tra i due uomini politici che in qualche modo doveva portare a un'alleanza fondamentale per il decennio di preparazione del Piemonte preunitario. 4 novembre 1852 Camillo Cavour varò il suo primo governo. La prova del fuoco però era stata l'elezione di Urbano Rattazzi a presidente della Camera. Nel momento in cui sarebbe caduto il governo di Massimo D'Azeglio e Cavour sarebbe andato al potere, Urbano Rattazzi avrebbe fatto parte della compagine di Cavour, da un lato come ministro della giustizia, dall'altro dopo come ministro dell'interno. Un'ultima domanda, possiamo dire che questo esempio poi si ripete nel corso della storia d'Italia, un po' quello dell'alleanza fra destra e sinistra? Sì, però in versioni completamente diverse. Non dobbiamo mai dimenticare che questi non rappresentavano dei partiti, quindi non dobbiamo fare delle trasposizioni temporali, rappresentavano delle correnti, una convergenza di centro che però bisogna fare molta attenzione a non attualizzarlo ancora al giorno d'oggi. Proseguiamo con un'altra notizia. La Banca d'Alba compie 120 anni, un compleanno importante per una realtà molto radicata nell'economia della zona, pur guardando oltre i confini. Era il 20 ottobre 1895 quando 34 cooperatori locali costituivano la cassa di prestiti dell'Unione Agricola di Ana d'Alba. Sono passati 120 anni da quel momento, il territorio si è evoluto, si è industrializzato. E oggi la Banca d'Alba, quindi quella che una volta era la cassa di prestiti dell'Unione Agricola, conta ben 48.000 soci, opera in 270 comuni, 7 province di Piemonte e Liguria e festeggia in grande stile questi 120 anni, li festeggia con una mostra che ripercorre non solo la storia della banca ma la storia di tutto un territorio, lo festeggia con un convegno e con dei momenti aperti alla popolazione. Abbiamo qui con noi il presidente della Banca d'Alba, Cerruti. Ecco, 120 anni sono un bel traguardo per una banca di territorio. Sicuramente un traguardo eccezionale. Pensare che 120 anni fa 48 soci fondatori hanno costituito la nostra cassa rurale e pensare a tutto il percorso che ha fatto, gli anni che ha, 120 anni, che ha vissuto con i risultati che ha ottenuto, quella voglia temeraria, io l'ho chiamata, di allora, si è dimostrata una cosa importante, una preveggenza, un qualcosa in cui hanno creduto e che abbiamo portato avanti. Lei opera a livello internazionale, vede molte realtà. Secondo lei una banca come la Banca d'Alba, quindi una banca di territorio, una banca locale, quale futuro può avere?
Sì, chi come me per ragione professionale opera nel contesto internazionale dei grandi giganti della finanza internazionale sa, conosce che si lavora su due livelli completamente diversi. Sono due mondi abbastanza distanti, ma l'uno in grado di essere servito molto bene dalle banche locali, mentre invece i grandi giganti internazionali hanno difficoltà a seguire da vicino il territorio, il tessuto artigianale, commerciale e quello delle piccole e medie imprese. Quindi se le banche locali non fanno l'errore di andare a fare alta finanza, che invece spetta ai grandi gruppi mondiali, ma sono molto attente a continuare a gestire questo rapporto, a servire il territorio, il loro futuro sarà estremamente roseo, perché saranno specializzati in un contesto molto molto importante, soprattutto nell'economia italiana, che è fatto da tante piccole e medie imprese, da tanti artigiani, tanti commercianti e da tanti risparmiatori. Un fumetto per spiegare il diabete ai bambini è disponibile a scuole in 10 ospedali piemontesi ed è stato realizzato in collaborazione con la Disney. Coco torna a scuola, il fumetto per imparare a convivere con il diabete è un percorso educativo che coinvolge un pubblico principalmente molto giovane, ma non solo. Sì, questo è uno strumento educativo che grazie a Lilly e alla Disney abbiamo a disposizione per poter entrare nelle scuole e quindi sensibilizzare la scuola, gli insegnanti, il personale docente e tutti gli altri bambini che esiste il diabete infantile, perché molti bambini hanno questo tipo di patologie e devono quindi ritornare a scuola. È necessario quindi che le insegnanti vengano formate, conoscano di che cosa stiamo parlando per poter aiutare questi bambini nel loro inserimento scolastico, proprio perché sono bambini che possono fare una vita assolutamente uguale a quella dei loro coetanei, con l'unica differenza che devono curare una patologia un po' complessa e anche un po' faticosa, perché necessitano della somministrazione quotidiana di insulina più volte al giorno e del monitoraggio della glicemia, cose che devono fare anche a scuola, ed è il motivo per cui abbiamo bisogno di un aiuto da parte delle istituzioni scolastiche. Esiste un protocollo d'intesa appunto tra l'ufficio scolastico regionale e la regione Piemonte, che ha cercato di dare delle direttive affinché queste cose possano avvenire, quindi le insegnanti possano essere formate e intervenire quindi nell'aiuto di questi bambini sia nella quotidianità che nell'emergenza eventuale. Che tipo di rapporto deve nascere tra il bambino diabetico e i suoi compagni di classe? I bambini con il diabete sono bambini che si rapportano agli altri nella stessa maniera degli altri bambini, fanno le stesse attività fisiche e anche mangiano anche le stesse cose, perché tutti devono mangiare in un modo corretto e quindi anche loro possono mangiare in maniera corretta come i loro coetanei. Quindi assolutamente un rapporto a uno normale come tutti gli altri bambini. Un fumetto, quindi una sorta di gioco per imparare a superare la malattia. Sì, più che altro a far conoscere la malattia, perché non sia discriminante per loro e quindi anche perché la malattia diabetica, il diabete tipo 1, è per questi bambini una condizione di vita, proprio perché non li limita in nessuna attività, peraltro crescono normalmente, se si curano bene hanno una vita e un'aspettativa di vita assolutamente normale, e questo lo devono far conoscere anche ai loro coetanei, quindi sono bambini come tutti gli altri che in più devono fare hanno questo amico che è il diabete, chiamiamolo questo compagno di vita che è il diabete, con cui devono convivere e che devono gestire. Ecco, a proposito di sanità, nell'ambito della settimana dei disturbi osteoarticolari e l'Associazione Nazionale Malati Reumatici, presso la reumatologia dell'ospedale Molinetti della Città della Salute di Torino, sarà possibile prenotare una valutazione reumatologica gratuita telefonando appunto alle Molinetti di Torino. E poi ancora un'altra notizia, primo passo concreto per la linea 2 della metropolitana, la giunta comunale ha approvato la delibera per lanciare il bando di gara per la progettazione della nuova infrastruttura, cioè per la linea 2. Per il progetto il decreto Sblocca Italia ha messo a disposizione della città 10 milioni di euro. Obiettivo: pubblicare il bando entro fine anno e poi scegliere il progetto vincitore per la prossima primavera. La progettazione sarà totalmente esterna e la città sarà semplicemente, si fa per dire, stazione appaltante. Per ora è tutto, grazie per averci seguito e buon proseguimento con i programmi di GRP. Nuovo sgombero a Torino, uno degli ultimi al campo nomadi di Lungo Stura Lazio, che dovrebbe essere liberato del tutto entro l'anno.
fa parte di un programma avviato dal Comune di Torino. Protesta contro il SUC, l'opinione di un gruppo di cittadini che ha manifestato davanti al Comune di Torino. Nel primo semestre 2015 l'export italiano verso gli Emirati Arabi ha segnato più 14,2%, nel settore agroalimentare più 30%. Il dato, diffuso in occasione dell'apertura del secondo Turin Islamic Economic Forum, porta l'export dell'Italia ai livelli del Giappone. So di dire una cosa di strettissima minoranza, ma ottenere più flessibilità non è una vittoria per l'Italia. Lo ha detto Mario Monti, oggi presidente del gruppo UE sulle risorse proprie, a Torino per una conferenza.